Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi». Nel Vangelo di questa domenica Gesù inizia pubblicamente il suo ministero messianico, profetico più che altro. In effetti è questa un po' la parola chiave che attraversa un po' il suo dire, no? Il suo anche proclamare, questa parola importante del profeta Isaia, e anche l'inizio solenne, l'inizio pubblico della sua missione, mandato soprattutto, come lui stesso dice, ai poveri, agli ultimi, agli sconfitti della vita. Ed è importante sottolineare che questo suo inizio della missione avviene dopo 30 anni di vita nascosta di Gesù, cioè non dopo la nascita, eccetera. Gesù conduce uno stile di vita abbastanza anonimo, potremmo dire, abbastanza nascosto, nella casa di Maria e Giuseppe, nella bottega di Giuseppe, con i suoi amici, i suoi compagni, per 30 anni questo. Poi dal 30° anno d'età inizia, con questi episodi appunto, dopo il battesimo, la sua missione profetica, la sua missione messianica, che porterà a tutti questa buona novella, questa buona notizia che è il Vangelo. Questo ci dice tanto innanzitutto sulla sua scelta ad incarnarsi, cioè a farsi uomo, e lo fa in una maniera profonda e concreta, innanzitutto diventando uomo fino in fondo, condividendo quella che è lo stile di vita quotidiano, semplice, umile, dimesso, delle persone più nascoste, più anonime del suo tempo. Il secondo aspetto importante è questo: citando Isaia, lui è venuto, è stato mandato dal Padre Gesù non per i ricchi, non per i potenti, non per gli arroganti, ma per i poveri. Ecco, questo fatto che lui stesso dice di essere venuto a portare, ma lui stesso è la buona notizia ai poveri, vuol dire questo, che lui condivide tutto dell'essere umano, soprattutto le povertà dell'essere umano, soprattutto le povertà che nessuno vuole accettare, magari di se stessi e degli altri, lui quelle viene a condividere, per dire che Dio è con loro, soprattutto con i più poveri, soprattutto in mezzo a coloro i quali si sentono più poveri, più sconfitti nella vita. Ed è bello anche che noi ci lasciamo interpellare da questo mandato, da questa missione di Gesù, perché se Lui è venuto a portare, Lui è la buona parola, la buona notizia per i poveri, allora noi battezzati che siamo la Chiesa prolunghiamo la sua missione, siamo per così dire la protesi della sua missione nel mondo, e cioè che quella di liberare. Liberazione dei prigionieri, si parla infatti sempre dall'oracolo di Isaia. Innanzitutto liberare noi stessi. Questo è fondamentale. Come battezzati, innanzitutto noi dobbiamo liberare noi stessi dalle varie catene, dalle varie idolatrie, dalle varie schiavitù che spesse volte la cultura, la mentalità ci impongono in una maniera anche così dolce e così bella, ma che in realtà ci rendono schiavi, non ci fanno vivere davvero, non ci fanno vivere da uomini liberi.
Prima liberiamo noi stessi per liberare poi anche gli altri, in particolare le persone che ci vengono affidate nelle nostre famiglie, nei posti di lavoro, nelle nostre comunità, essere cioè uomini che liberano se stessi per liberare autenticamente gli altri da ogni forma di schiavitù e di oppressione.